All'interno delle aree marine protette è possibile svolgere tutte quelle attività previste dal regolamento di organizzazione e dal disciplinare che è stato emanato qualche giorno fa per il 2018. Alcune attività sono libere, altre necessitano di autorizzazione. Abbiamo quasi completato la strutturazione che avevamo previsto in un progetto partito dal 2014 per quanto riguarda la posizione dei corridoi di lancio, cioè vale a dire quelle delimitazioni entro i quali le imbarcazioni che trasportano i passeggeri possono avvicinarsi alle spiagge per far salire o scendere gli avventori. A breve, e sono in questi giorni, si stanno realizzando le aree di ancoraggio libero e dentro la metà del mese, entro il 20 luglio, dovremo completare anche i campi ormeggio, vale a dire le boe di ancoraggio, le boe dove potranno attaccarsi le imbarcazioni, perché in quei determinati luoghi non è possibile lanciare l'ancora per fermare le imbarcazioni. Quello che preoccupa di più è l'impossibilità di poter accedere, soprattutto nell'area marina protetta di Infreschi, che sappiamo da sempre è il luogo prediletto da chi ha un'imbarcazione. Ma la spiaggia resterà aperta? Sarà possibile accedere sulla spiaggia? Allora, la spiaggia allo stato è aperta, anche se vi è una limitazione inerente il carico antropico. Cioè non potranno esservi presenti più di un certo numero di persone contemporaneamente. Sì. Per la verità stiamo anche verificando dello studio, almeno per il mese di agosto, stiamo facendo degli approfondimenti tecnico-scientifici per limitarne proprio l'accesso alle imbarcazioni. Questa è una misura che stiamo valutando, perché ci sono grandi pressioni e grande presenza umana sulla spiaggia, e diciamo che non è possibile coniugare la salvaguardia di quell'ambiente particolarmente sensibile con una presenza massiccia di persone. Stiamo verificando le cose da fare e credo che per il mese di agosto qualche novità ci sarà. Quindi è probabile che venga interdetta la spiaggia, quindi i bagnanti non potranno scendere sulla spiaggia, ma dovete valutarlo. La potranno raggiungere a nuoto per fare una passeggiata così, ma non vi potranno sostare. Ecco, è chiaro che ci sono i favorevoli e i contrari a questi disciplinari. Naturalmente quelli che operavano senza regole, con regole non così stringenti, è chiaro che vengono vissute come delle limitazioni alle attività. Sì. Tutta questa attività va nella direzione di aiutare gli operatori economici e soprattutto serve ad elevare gli standard qualitativi dei servizi che un'area marina protetta, e come quella in particolare di Costa degli Infreschi e della Mazzita, che è di una bellezza e di unica, deve erogare. Si punta all'aumento degli standard qualitativi piuttosto che a quelli quantitativi.